Bene, passiamo al punto successivo. Il punto successivo è la mozione a firma dei consiglieri Tosatti, Principato, Lazzari, Toti, Giuliano, Candigliota, De Chiara, Tripputi, Cerquoni, Guido, Giannone, Zitoli e Rinaldi, avente ad oggetto rimessa ATAC Piazza Ragusa, ex deposito S.T.A. Sì, c'è un illustratore, il consigliere Tosatti. Chiedo scusa Presidente, siccome abbiamo rispetto all'ultimo punto all'ordine dei lavori, diciamo la famiglia del carabiniere Ricci qui, se possiamo chiedo ai presenti di invertire, quindi di anticipare l'ultimo punto in modo da insomma poter. Sì, voglio dire, per me non c'è nessun problema. Se è un cambio di. Mi sta chiedendo un cambio di ordine, sì, non credo che ci sia problema. Sì. Punto, visto che, va bene, se l'Aula concorda per me non c'è problema. Un po' più lungo del previsto, grazie. Sì, allora cambiamo punto. Mozione a firma dei consiglieri Guido, Giannone, Alabiso, Rinaldi, La Zazzera, Tripputi, Tosatti, Candigliota, Zitoli, De Chiara, Principato, Pompei, Lazzari, avente ad oggetto intitolazione area pedonale via Flavio Silicone al carabiniere Domenico Ricci. Chi illustra? Consigliera La Zazzera. Grazie Presidente e ringrazio i familiari del carabiniere. Prima di illustrare l'atto volevo brevemente fare un accenno alla vita e anche alla morte di Domenico. Allora, Domenico Ricci, nato nelle Marche, in un piccolo paese di una famiglia di umili origini contadine. Nel 1954 si arruola nell'Arma dei Carabinieri ed inizia il corso presso la Scuola Allievi Carabinieri di Torino. Durante il corso si distingue per le spiccate doti di abilità nella guida veloce, sia di autoveicoli che di motoveicoli. Alla fine del corso, nel 1955, viene destinato al Nucleo Radiomobile di Roma. Proprio le sue abilità nella guida e la sua prestanza fisica, nel 1957 viene assegnato alla scorta di Aldo Moro, allora Ministro della Giustizia. Nel 1965 viene promosso al grado di appuntato. Nel 1966 sposa Maria Rocchetti, dopo 10 anni di fidanzamento. Dalla loro unione nasceranno 2 figli, Giovanni e Paolo. Il 16 marzo del 1978 a Roma, alla guida della Fiat 130 ministeriale, era il più anziano come anni di servizio con Aldo Moro, ben 21. Sedeva sul sedile anteriore sinistro dell'autovettura che trasportava il politico dalla sua abitazione verso il centro della città. Giunti in via Mario Fani, l'auto di Moro e quella della scorta della pubblica sicurezza furono bloccate e fatte oggetto di un attacco armato con armi automatiche da parte di terroristi appartenenti alle Brigate Rosse, i quali trucidarono i 5 uomini di scorta e rapirono il politico. Successivamente a sua volta ucciso, il suo cadavere infatti venne rinvenuto il 9 maggio del 1978 in via Caetani. Fu tra i primi ad essere colpito dal fuoco dei terroristi Domenico Ricci, secondo il racconto di Valerio Morucci, uno dei 2 brigatisti che spararono da sinistra sulla Fiat 130. Cercò disperatamente di trovare un varco con la Fiat 130 per poter fuggire a quella pioggia di fuoco. I colpi esplosi dai terroristi furono 92 per poter salvare il presidente Moro e riuscire a metterlo in salvo. Domenico Ricci ha ricevuto una medaglia d'oro al valor civile ed una come vittima del terrorismo.
onorificenze motivate da non comuni qualità di servizio di sicurezza ad eminente personalità politica e per gli alti valori morali espressi nell'attività prestata, oltre che una croce per anzianità di servizio militare e titolo di Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Dunque, per questo motivo noi oggi siamo ben lieti di avere la famiglia e di presentare questa mozione. Il governo di questo municipio intende, do una piccola spiegazione, valorizzare, rilanciare e riqualificare il territorio e quindi Flavio Stilicone. Tra i progetti in avvio c'è appunto la pedonalizzazione di questa via che va dal tratto via Calpurnio Fiamma a via Ponzio Comino. Domenico Ricci abitava proprio in via Flavio Stilicone 148 e attualmente i familiari abitano ancora in quella via. A marzo ricorrono 40 anni dalla sua morte del carabiniere e proprio a marzo noi iniziamo i lavori a via Flavio Stilicone per la pedonalizzazione. Quindi ci sembra doveroso, ed è anche un onore per noi, ricordare un cittadino residente nel nostro territorio che si è distinto valorosamente intitolando l'area pedonale col suo nome, Domenico Ricci, carabiniere italiano e agente di scorta di Aldo Moro. Pertanto impegniamo la Presidente e l'assessore competente ad attivarsi presso gli organi competenti affinché venga compiuto ogni atto necessario alla formalizzazione dell'intitolazione dell'area pedonale di via Flavio Stilicone al carabiniere, lo ripeto ancora, italiano e agente di scorta di Aldo Moro, Domenico Ricci, nato a Staffolo, Ancona, il 12 settembre del 1934, morto a Roma nel 16 marzo 1978 nell'agguato a Moro. Grazie. Bene, io devo dire che i signori qui presenti mi hanno chiesto di poter partecipare e come sto facendo da un po' negli ultimi consigli, perché ci è sembrata la formula più rispettosa per chi partecipa, è bene partecipare prima e non alla fine, quindi lasciamo un breve spazio prima della discussione iniziale. Io vi informo del regolamento, così sapete, lo sospenderò in modo che voi possiate venire e parlare. Continueranno però le riprese se voi siete disponibili a dare il vostro consenso alle riprese dell'operatore. Penso che per i consiglieri non ci sia problema, comunque lo ricordo a tutti quanti. Prego, sospendo un attimo e lascio la parola a uno dei due figli, immagino. Prego. Buongiorno a tutti, alla Presidenza, a tutti i membri di questo municipio e vi ringrazio. Vi ringrazio perché 438 sono i morti, se ne parlava prima, di quel periodo terribile che furono gli anni di piombo. Ci furono oltre 4.000 feriti, 15.000 attentati, un attentato al giorno. Ecco, io da diversi anni, da circa 10 anni, faccio memoria nelle scuole, memoria per quei ragazzi che non ne sanno niente di quegli anni, che vorrebbero di più. Noi, insieme ad un mio carissimo amico, che è Giampaolo Mattei, della Stragi Prevalle, prima se ne parlava, abbiamo creato un canale YouTube per la trasmissione della memoria e si chiama Memoriando TV. Questo canale guarda i ragazzi, con video molto brevi, proprio per trasmettere che cosa sono stati quegli anni. Ma soprattutto abbiamo iniziato una cosa importantissima, i viaggi della memoria in Italia. Abbiamo iniziato l'anno scorso con dei ragazzi che li abbiamo portati di una scuola romana, che sono stati con noi e siamo andati a Bologna a vedere la stazione di Bologna, li abbiamo portati
al museo dei familiari delle vittime di Ustica, dove penso che ogni italiano dovrebbe recarsi in quel mausoleo. Li abbiamo portati a Piazza Fontana, a Banca dell'Agricoltura, a vedere il luogo della strage. Li abbiamo portati a Piazza della Loggia, a Brescia. Ecco, li abbiamo portati a Via Fani, perché il 9 maggio c'è la giornata della memoria per le vittime del terrorismo. È vero, e raccontano tutti. Ci raccolgono, ci accolgono le istituzioni. Ma io penso che la differenza è in quella folle, quel folle momento in cui tanti ragazzi di destra e di sinistra facevano parte di movimenti, ma lì la follia fu di quelli che scelsero, di quelle per fortuna poche decine, che scelsero di prendere un'arma in mano e sparare, sparare vigliaccamente alle spalle, colpire come nel caso della strage di Via Fani con 90 colpi, sparare 90 colpi, ma tanti ne sono stati sparati di più, perché poi chi si ricorda il famoso servizio di Fraiese, c'era una confusione incredibile. Ecco, si è sempre parlato dell'agguato. Vi dico che è stata definita strage, è una strage, in cui è morto anche mio padre, un carabiniere, un appuntato dei carabinieri. Mio padre abitava qui, in questo quartiere, in via Flavio Silicone 148 dal 1963. Aveva preso in affitto un appartamento, così come tanti altri poliziotti, carabinieri, appartenenti alla sanità pubblica. Era un quartiere dormitorio, io sono del 66, io me lo ricordo bene che cos'era questo quartiere. Ancora c'era il tram che passava. Mio padre la mattina prendeva il tram alle 4 di mattina, perché doveva arrivare a Piazzale della Radio per prendere la macchina, per poi arrivare a casa di Moro. Mio padre faceva quasi 24 ore di lavoro al giorno, a volte non tornava, eppure, e questo io non posso per questioni di riservatezza dirlo ancora, ma vi dico che il 10 di marzo uscirà un libro sulla vita, non sui misteri di Via Fani o i misteri del caso Moro, ma sulla vita di questi 5 agenti. E nel capitolo che tratta di mio padre si racconterà cos'è questo quartiere, le testimonianze degli amici di mio padre, perché mio padre era ben voluto da tutti, era amico del fruttivendolo, era amico dell'alimentare, quando via Flavio Silicone ancora era, per fortuna tanto tempo fa, una bella via. Ecco, il progetto di riqualificare quella zona e dedicare quell'area al nome di mio padre, per me non è un grande onore, come non solo presidente dell'Associazione Domenico Ricci per la memoria dei caduti della strage di Via Fani, ma è lasciare un qualcosa di memoria, una memoria tangibile che si possa toccare con mano. Noi ancora forse non siamo stati capaci di fare i conti con quegli anni, però ecco, se laddove magari la memoria giudiziaria purtroppo non è riuscita a colmare ampiamente, a chiarire tutto, sicuramente la memoria storica, quella tangibile di chi ha vissuto, e la trasmissione orale di queste memorie che devono essere condivise, io ritengo che sia la cosa più importante, perché i ragazzi è giusto che vivano il 27 gennaio la giornata della Shoah, perché poi le vittime del terrorismo purtroppo sono pochissime rispetto ai milioni di morti che ci purtroppo la Seconda Guerra Mondiale portò. Però è anche giusto che sappiano che ci sono persone come mio padre, come Aldo Moro, uno dei padri costituenti, che hanno fatto sì che con il sacrificio e l'eroismo di persone come mio padre, vorrei ricordare anche gli altri suoi colleghi, Oreste Lunardi, Giulio Rivera, Francesco Iozzino e Raffaele Zizzi, ecco, hanno fatto la differenza, in cui quel giorno, io me lo ricordo, il 18 marzo 1978, quando
5 milioni di persone erano fuori la Basilica di San Lorenzo, fuori le mura, con le bandiere bianche, non esistevano i colori, solamente bianchi, per rappresentare il no a una deriva irrazionale di qualcuno che aveva deciso di fare una rivoluzione ideologicamente, che io dico che non era una rivoluzione quella, quello era un colpo di Stato, era un tentativo di fare un colpo di Stato. Così come non scordiamoci mai le stragi della fine degli anni 60 e gli inizi degli anni 70, stragi che hanno visto parti deviate delle nostre sane istituzioni, purtroppo invischiate. L'abbiamo visto con la sentenza per la strage di Piazza della Loggia, l'abbiamo vista con la sentenza di Piazza Fontana. Ecco, per me è un onore, ripeto, non voglio rubarvi altro tempo, sono molto emozionato, ma soprattutto è la memoria tangibile, toccata, di chi è stato cittadino, allora si chiama circoscrizione, di questa circoscrizione, di chi ha vissuto ampiamente questo quartiere, di chi lo viveva come persona tra le persone, perché mio padre non si è mai vantato di essere un carabiniere, di fare la scorta ad Aldo Moro, e mio padre l'ha fatta la scorta quando Aldo Moro era o Presidente del Consiglio o Ministro degli Affari Esteri. Ecco, io penso che io li chiamo gli eroi dimenticati, perché oggi purtroppo quei nomi sono qualcosa di labile, di ectoplasmatico, così come lo è i nomi della scorta di Falcone e della scorta di Borsellino. Io qualcuno me lo ricordo, ma non tutti purtroppo, perché sono persone che vivono per proteggere altre persone e sono definite la scorta di. Ma così come, signori miei, mi avete fatto piacere prima quando avete parlato di legalità e di forza dell'ordine di questo nostro municipio, ci sono le persone, non possiamo mai, ricordiamoci sempre che carabinieri e polizia di Stato sono uomini dentro delle divise, ma uomini, e che sono disposti a sacrificare anche la loro vita per garantire la nostra sicurezza. Ma così come il corpo della polizia municipale. Ecco perché io dico, ricordiamo, dobbiamo dire sempre un grazie a queste persone che vestono le divise, perché poi quando si alza il telefono e si fa il 112, il numero unico, e si chiede ausilio, bisogna ricordarselo. Ecco, sono uomini che lavorano per altre persone come noi, per garantire, così come oggi voi siete qui per garantire il volere dei cittadini, lavorate per portare avanti questo municipio, perché la politica è democrazia, la politica è costituzione, e uomini come mio padre hanno semplicemente fatto null'altro che il proprio dovere, perché credevano nei valori fondanti e fondamentali di questa nostra bellissima Costituzione. Grazie, ho concluso. Allora, riapriamo il Consiglio e iniziamo la discussione, se ci sono interventi. Consigliere Giuliano. Grazie Presidente. Mi viene spontaneo fare un intervento per due ragioni ovvie e importanti. La prima, nell'aver sentito ovviamente l'intervento del figlio, che con molta passione ha spiegato, ha ricordato, ha, come si dice, chiaramente messo in evidenza l'essere o il fine di quello che poi significa essere, insomma, provare questo tipo di esperienza, di dolore e di appartenenza.
e solo per questo, avendo io le stellette, mi rendo conto che cosa vuol dire l'appartenenza e il difendere e tenere ovviamente e tenere molto al fatto di rispettare e di far rispettare le regole e tutto quello che ne comporta. Le stellette sono una cosa che rendono ovviamente, io dico sempre, uno è cittadino due volte, nella vita civile e nella vita militare, e va bene. L'altro ragionamento invece, che ovvio è più, diciamo, questo è più personale, riguarda il contesto che stiamo diciamo trattando e quindi la mozione di riferimento in ricordo. Devo dire che è una bella coincidenza l'aver comunque prospettata questa mozione nel collegarla poi all'intervento che verrà fatto su quella via, e quindi tramite la pedonalizzazione ricordare il Ricci, che comunque è stato, insomma, ha subito quello che ha subito, e la famiglia avrà quindi questo ricordo proprio dove lui ha vissuto e dove vive la famiglia oggi. È una bella coincidenza, non è a caso, immagino, perché l'avete comunque pensata, e quindi di questo ne sono contento, e non dico neanche che l'ho firmata, perché è ovvio, non si può fare diversamente, però ci tengo a fare un piccolo passaggio perché si è arrivati a quest'atto, perché dietro comunque, e la messa in evidenza del fatto, dell'accaduto, dietro, anche nella scorsa consigliatura, abbiamo fatto un grande lavoro per far sì che quella strada, con tante riunioni, tante commissioni, quella strada potesse provare a rivedere un po' di luce, un po' di serenità, un po' di tranquillità, perché era stata cannibalizzata, diciamo così, era stata occupata, perché poi il termine è quello, quindi, no? Visto che un bene di tutti, quando uno dice la frase, no, un bene di tutti a vantaggio di pochi, e quindi questo era, cioè via Frausilicone proprio in quel tratto ha subito delle violenze, e mi ricordo molto bene, perché la commissione, le commissioni di riferimento, perché devo fare atto che per correttezza, perché poi bisogna anche essere coerenti con se stessi, nella scorsa consigliatura fu fatta una commissione per la sicurezza ad hoc, quindi la maggioranza cercò appunto di dare voce tramite una commissione specifica proprio a questo tipo di problemi, tra cui Flavio Silicone. Furono fatte molte commissioni sul posto, denunce, esposti, incontri, il comitato per la sicurezza, eccetera eccetera. Noi stavamo lì, quindi io c'ero, c'era anche appunto la maggioranza, l'opposizione, c'erano le 5 Stelle, c'era la Forza Italia, c'era tutta la gente che ha provato a dare un supporto, e dopo tanto tempo, insomma, dopo un po' di fatica ci siamo riusciti, perché anche inizialmente non c'era la volontà trasparente neanche della fondazione, dell'istituto, che probabilmente se avesse fatto delle denunce più specifiche nei tempi prima, insomma, probabilmente questo meccanismo si sarebbe messo in moto più facilmente. Però poi la spinta politica, quindi questo municipio, è stato utile, e quindi, come si dice, io c'ero e sono contento di questo. E allora oggi a completare questo lavoro, e ovviamente le cose non si fanno dall'oggi al domani, c'è sempre bisogno di tempo, c'è questa novità del fatto che si interverrà sul tratto che va da via Carpugno Fiamma a via Ponzio Iominio. Io non conosco il progetto,
non abbiamo avuto modo di vederlo, ma immagino che ne parleremo in commissione, perché non è una cosa, ovviamente è una cosa interessante, importante. Non conosco com'è la distribuzione, ne ho sentito parlare, ma come notizia aspetto che ne parliamo meglio nella commissione competente. Però ecco, se poi al di là di quello che ci sarà e che comunque comporterà questo intervento, quel tratto lo riconosciamo a chi di dovere. E io sono rimasto colpito dal fatto che non conoscevo, e quindi mia ignoranza, il fatto dell'esistenza di questa associazione e di questo progetto di viaggi della memoria in Italia. Cioè, noi facciamo i viaggi di memoria fuori e non li facciamo in Italia. Noi facciamo le vacanze all'estero e abbiamo l'Italia che è bellissima, no? E poi è normale che i valori che qualcuno ovviamente cerca di diffondere, no? Che di essere patrioti, è normale che alla fine un po' qualcosa torna, perché se non difendiamo noi la nostra Italia, se non la difendiamo, se evitiamo di sovvenzionare, no, di pagare la nostra stessa occupazione, beh, io penso che questo possa essere perlomeno un qualcosa che sta nella, come si dice, nelle leggi dello Stato, cioè se come principi fondanti. Poi parliamo di tutto il resto, ognuno la vede in un modo, mezzo bicchiere, mezzo pieno, mezzo vuoto, alto, basso, e il bello è pure del confronto. Però dei valori fondanti ci sono, e fare questo per mettere in evidenza un valore fondante, cioè quindi riconoscere tramite una persona un valore, questo è la miglior cosa che la politica può fare. Allora, io prima di lasciare la parola a chiunque voglia intervenire, voglio ricordare che è finito il termine previsto per la seduta di oggi, quindi direi di portare a compimento comunque l'ordine dei lavori e di continuare, se siete d'accordo, così votiamo quest'atto e il successivo. Ci sono problemi? No, ok. A questo punto ci sono interventi, dopo il consigliere Giuliano, consigliera Vitrotti. Grazie Presidente. Vorrei cominciare con un ringraziamento. Un ringraziamento alla famiglia Ricci, che devo dire ha cercato un confronto e ci siamo confrontati qualche tempo fa, e devo dire che ha avuto anche il merito di ricordarmi quello che citava poco prima il consigliere Giuliano, cioè le prime volte che ci siamo incontrati in realtà era per discutere la questione di via Flavio Stilicone, e poi questa mattina ho anche associato la signora, e lo ringrazio perché ringrazio la famiglia, perché io non sapevo che il nostro territorio viveva nel nostro territorio Domenico Ricci. Quindi devo dire che a volte la politica, quando serve, mi stupisce, perché aiuta anche noi che non conosciamo a essere, diciamo, invece portavoce di un pezzo della nostra storia e cercare di renderla anche ancora oggi attuale. E questo mi aiuta anche nel entrare al merito, diciamo, dell'atto, cercando di ricostruire in parte quello che qualcuno prima di me già accennava. Intanto è vero, quel tratto di strada ha avuto per diverso tempo, non so se è stata cannibalizzata, però era diventato teatro dell'illegalità e della delinquenza. Ricordo che ci furono diverse commissioni durante la scorsa consigliatura, ma io di alcune veramente ricordo anche la difficoltà, perché famiglie intere mi spiegavano che loro non avevano più sicurezza, e qualcuno mi disse: ma lei sua figlia la farebbe rientrare all'una, alle due, sapendo quello che succede? Io allora non ero neanche mamma, tra l'altro, e quindi mi rendevo poco conto di quello che...
poi andammo lì, ci rendemmo tutti conto che la situazione era molto seria e devo dire che fu fatto un lavoro con l'allora tavolo per la sicurezza voluto dall'allora prefetto Gabrielli. Devo dire che ci fu un lavoro per il quale non possono che continuare i ringraziamenti, perché è un lavoro che si sta facendo ancora oggi con tutte le forze dell'ordine. Devo dire che quello è stato un tema sulla quale l'allora presidente Fantino aveva avuto delle parole che poi è riuscita invece a far seguire a delle azioni concrete. E sono contenta perché questa amministrazione, parlo di una cosa che è avvenuta a luglio dello scorso anno, sta proseguendo su questo lavoro di controllo. Lo dico perché ho partecipato personalmente ad una riunione che, diciamo, abbiamo voluto, abbiamo costruito e abbiamo trovato la disponibilità della Presidente a continuare, diciamo, questo lavoro insieme, e sono, perché poi è giusto essere diciamo anche oggettivi ed obiettivi, trovo giusto che quel territorio che ha subito nel corso degli anni comunque delle violenze ritrovi oggi invece un aspetto dignitoso e la necessità di poterlo continuare a vivere come meglio, come è più giusto per la cittadinanza. Però diciamo oggi quello che quest'Aula si appresta a fare è qualche cosa di più, e è nelle corde di questo municipio riuscire, nonostante prima abbiamo avuto una discussione come se, diciamo, qualche cosa non esistesse, invece oggi, adesso, ci apprestiamo a dire che qualche cosa è esistito. È un dovere, se serve, e su questo ringrazio la famiglia, perché io non so chi di voi era già a conoscenza di questo, ma aver fatto una proposta di questo tipo, io penso che è un segnale che, diciamo, quando la politica ascolta la cittadinanza, alla fine è giusto anche riconoscergli il lavoro che si fa. E poi nell'interlocuzione che ho avuto modo di, diciamo, di avere con loro, ho scoperto il lavoro che fa l'associazione, che io, è vero, come il consigliere Giuliano non conoscevo. Penso che su questo noi non dobbiamo avere, diciamo, una cercare di bilanciarci troppo, ecco, cercare di trovare un baricentro politico, diciamo, non è questo, diciamo, il tema. Penso che atti di questo tipo e azioni come quelle che porta avanti un'associazione, io tra l'altro poi mentre parlavo con loro pensavo anche a quante altre associazioni lavorano in questo senso e quanto sarebbe per esempio importante che queste associazioni, lo dicevo ieri, invece si mettessero in rete, perché diventa una spinta e un lavoro che già ha visto per esempio questo municipio che appunto è medaglia d'oro al valor civile, come leggo anche qui da parte di Domenico Ricci, ma abbiamo appunto anche nell'allora l'ex decimo municipio ricevuto segnali di questo tipo che la politica ha ovviamente accolto e fatto proprio. E quindi io penso che di fronte a questo, diciamo, dobbiamo solo che ringraziare non solo la famiglia che giustamente porta avanti un lavoro di memoria storica, ma anche, diciamo, un mondo dell'associazionismo che ci ricorda che, diciamo, le questioni in Italia purtroppo ci sono state e che quindi quel passo in avanti lo dobbiamo fare per cercare di non ripetere gli errori che ci sono stati. Questo fa anche scopo con quello che dicevamo prima, il lavoro con le scuole, che già un pezzo di mondo dell'associazionismo fa, evidentemente lo fa con ancora più forza e vigore se accompagnato dalle istituzioni. Però ce lo diciamo sempre, ci diciamo sempre che è necessario e doveroso cercare di partire dalle fasce più giovani e ci rendiamo ancora conto che invece tanto c'è da fare. Ho avuto modo di nel confronto che ho avuto con la famiglia anche di ricordare di un'iniziativa che facemmo nella loro organizzazione giovanile della sinistra giovanile con Ferdinando Imposimato. Discutemmo del suo libro, persona che ricordo e che ho stimato personalmente per quello che ha fatto per questo paese. Ricordo, e lo dissi, l'ho detto ieri proprio alla famiglia, mi sorprese molto quanta poca conoscenza c'era di quegli anni.
quanta sete però c'era di sapere. E quindi ci convincemmo, eravamo ragazzi che facevano le superiori, le scuole superiori, di quanto fosse necessario continuare a fare un lavoro e cercare di portare lì le persone che si sono impegnate e si impegnano da sempre su quei fronti e cercare di stimolarli, ognuno come può, ognuno nella propria attività, ognuno con quello che diciamo, ha in testa e pensa che sia giusto. Cercare di lasciare agli altri e di comunicare agli altri. Penso che intitolare una via o un'area pedonale o quello che sarà di quel pezzo di strada vuol dire mettere una cosa chiara che possono vedere tutti, quelli che ci sono oggi e quelli che ci saranno domani, e credo che sia in questo modo, questo sia anche il modo per spiegare a chi non sa che c'è stato qualche cosa e tanto più rende onore ad un cittadino che era del nostro municipio e alla sua famiglia che ancora risiede qui e che nuovamente ringrazio a nome del Partito Democratico. Altri? Consigliere Guido. C'era forse il consigliere Ciancio prima, non mi... Sì. Le do quindi la parola, Ciancio. Grazie. Naturalmente anche io personalmente mi sono veramente commosso e entusiasta del fatto che il carabiniere Ricci morto il 16/3/78, io mi trovavo a Roma per la prima gita scolastica, ricordo fummo fermati in treno per molto tempo per questo aspetto e da quel dì che ogni mattina aspettavo il giornale per leggere. L'unico giornale che arrivava nei piccoli paesi montani era Repubblica e quindi aspettavamo questo giornale con le fotografie e tutto quello che era successo. Ricordo la targa di cui parlava prima il figlio, la Fiat 130 portava i numeri che si vedono forti e sono rimasti impressi, ma soprattutto i proiettili ci sono rimasti impressi, i buchi nella macchina bianca, il servizio di Fraiese lo ricordo sempre. Quindi io firmo e voto convintamente questo atto perché per noi, neanche io conoscevo l'associazione che si impegna a divulgare quello che la storia moderna, recente per i nostri giovani, non arrivo, salterei la seconda guerra mondiale, salterei anche la prima pur di insegnare ai giovani che cos'era quel periodo sia dal punto di vista politico sia dal punto di vista storico e soprattutto gli anni di piombo che lei raccontava prima e noi tutti conosciamo. Quel giorno un grande statista che non è stato, come dire, ben capito, scendeva nei luoghi deputati della politica, quelli che noi oggi vedo abbracciamo insieme in questo momento per portare un segno di cambiamento. Erano delle forze completamente diverse che dovevano attuare un governo diverso. Non voglio entrare in politica perché la mozione non è che voglia avere questo significato, però era un grande giorno, un giorno importante di compromesso storico e invece sia gli agenti della scorta, tra cui il valoroso nostro concittadino dopo, perché sono arrivato più tardi a Roma a risiedere in questa parte di Roma, però lo considero veramente un grande onore stare in un municipio dove c'è la famiglia, dove ci sono i figli e dove si possa attuare questa memoria del ricordo con i giovani della scuola. Quindi vorrei che a scuola da me magari questo racconto venisse fatto, soprattutto per i ragazzi che fanno la maturità, che trascurano questo pezzo di storia. Non voglio entrare nel manoscritto di Via Montenevoso scritto a mano o di quello che è successo e quali sono stati i vantaggi di alcuni pezzi della politica a discapito di una morte che non doveva assolutamente avvenire. Ma vorrei entrare invece nella parte di chi può raccontare gli aspetti più belli di vite dedicate ai grandi uomini, quindi le scorte. Gli uomini più semplici sono quelli che si alzano la mattina alle 4 di mattina e poi incontrano un panorama che noi neppure sfioriamo, ma è quello che ti fa gustare di più la democrazia in questo paese. Sono quelli che
si incontrano la mattina molto presto e per me aver scoperto che in questo pezzo di città c'era Domenico Ricci mi fa sentire bene in una prospettiva di futuro, sia per la strada che meritava una riqualificazione straordinaria, ma soprattutto per i giovani che potranno ricordare ed apprezzare il valore che hanno dato questi uomini per la nostra Italia. Grazie. Grazie Presidente. Allora, io noto con piacere intanto questa felice congiunzione che porterà, spero e credo, a termine dei lavori dell'area pedonale e a questo duplice e anche forse simbolico vantaggio per tutta la comunità che vi abita, ma per tutta la cittadinanza del Settio, ma anche di Roma in generale, sia per il recupero dell'area e anche e soprattutto per l'intitolazione all'appuntato Ricci. Perché entrambi i fatti sono significativi, cioè dal punto di vista sociale, civico, culturale. Infatti non è un caso che la futura area pedonale Ricci, per l'appunto, entrerà all'interno del progetto che abbiamo citato, ma che non abbiamo spiegato qui perché sta passando in commissione in questi giorni, dei distretti culturali, che è un progetto territoriale molto più ampio, che mira a caratterizzare i quartieri per quello che hanno, per le anime che hanno, per il senso che hanno, per i cittadini che ci abitano. Quindi entrerà e fa parte di questo sistema culturale, cioè via Flavio Stilicone sarà una delle location degli eventi culturali della programmazione di cui abbiamo per appunto discusso prima. E un'altra cosa volevo dire, cioè se posso Presidente, alla famiglia, perché in questo municipio dalla delibera del registro delle associazioni culturali si fa rete, cioè intanto iscrivendosi a questo registro, quindi c'è invito l'associazione Ricci a iscriversi al registro del municipio Settimo, per essere così anche coordinati nelle attività future, anche in favore delle scuole, di sensibilizzazione, quello che anche abbiamo detto prima nell'atto precedente sugli estremismi, eccetera. E quindi cioè questo per noi c'ha un grande senso, quindi c'è tramandare anche con linguaggi che non siano sempre i soliti, qualcosa che per i giovani e per i bambini anche possa essere di impulso per capire come vivere il futuro, ecco. Cioè imparare per capire, non in senso retorico, cioè, ma proprio cioè, per portarsi dentro quel senso di giustezza che è tipico, cioè, dell'arma dei carabinieri, come anche di tutte le altre forze dell'ordine, come di tutte quelle figure, come ha detto il consigliere Giuliano prima, che hanno un duplice ruolo, sia all'interno della divisa, cioè in conto militare, sia per parte civica. È un senso importante. E chiudo dicendo che l'area di Flavio Stilicone è una situazione che conoscete tutti, anche meglio di noi probabilmente, perché eravate qui nella passata consigliatura. C'era l'allora consigliera Lozzi, che molto e tanto si è battuta per i locali che sono dell'INPS, quelli che erano occupati, adesso sono abbandonati, eccetera, e continua a farlo ancora adesso, cioè, in quanto presidente, tanto che ci ha già preso e continua a prendere e continuerà ad andare avanti questo discorso anche con l'INPS, per capire cosa fare cioè, di questi locali, cioè se l'INPS è disponibile a metterli a disposizione del territorio per progetti anche di rivitalizzazione del tessuto, non solo urbano, ma anche civico, umano, delle persone che ci abitano. Quindi questa amministrazione punta fortemente su via Flavio Stilicone, ha trovato i soldi per il progetto. Il progetto è degli uffici tecnici di questo municipio, cioè di alcuni mesi fa, e quindi sta andando avanti, è passata la delibera di giunta al comune, al Campidoglio, e quindi manca il bando e ci siamo. Quindi io sono, sarà davvero un giorno di giubilo e chiudo in quell'evenienza, quando in concomitanza con tutti questi fatti importanti che si incrociano anche dal punto di vista simbolico, sensibile, e anche che farà parte, spero e credo, dell'immaginario nostro collettivo, come la figura di Ricci, come l'opera anche dell'associazione che mira insieme a tante altre associazioni ed entità del territorio a comunicare, cioè questa forma di memoria, di tradizioni, ma anche di senso, cioè di senso democratico, ecco, senso democratico, forse è proprio la parola, cioè l'accostamento di parole giuste. Quindi io ringrazio la famiglia, ringrazio tutti per aver compreso l'importanza di questo fatto e aspetto con gioia quel giorno dell'inaugurazione. Lì sarà davvero un grande evento, io immagino anche con le scuole, davvero c'è un grande momento di trasmissione di
contenuti veri e democratici. Grazie. Non mi sembra che ci siano altri interventi. Consigliera Tripputi. Presidente, io intervengo semplicemente per dire un concetto che a me sta molto a cuore. Io sono figlia di militare e conosco bene cosa significa salutare il proprio papà la mattina e non vederlo per tanto tempo, perché non sai dove sta, non sa cosa sta facendo. Poi parliamo di un'epoca dove i cellulari non c'erano, quindi era molto difficile capire in quel momento il tuo papà che cosa stava facendo. Conosco bene il sentimento della divisa cucita a pelle, il valore delle stellette. Conosco benissimo questi concetti. Mio padre me li ha inculcati, quindi so benissimo. E mi piace anche questo binomio che si troverà a via Flavio Silicone, dove regnava l'illegalità e dove presto ci sarà questa dedica a questo appuntato dei carabinieri che combatteva l'illegalità. Il periodo 78 lo ricordo bene, ero un adolescente. Era il periodo in cui, tra l'altro, sulla Carpugno Fiamma fu occupato uno stabile, non so se voi ricordate, e il mio papà era costretto a non portare la divisa, perché a quell'epoca tutti gli uomini che portavano le divise erano malmenati. E quindi ogni volta, sia noi figli che mia madre, erano preoccupati, appunto, tornerà a casa? E quindi immagino quello che avete vissuto voi. È una cosa che ci ha inculcato papà, e credo sicuramente sia stato inculcato anche a voi, il senso del la mia vita non conta, conta la vita degli altri. Cioè il fatto proprio di offrirsi a tutela degli altri, no? Ma non perché la propria vita non conta nulla, ma proprio era il senso del dovere, il senso della patria. Quindi sono cose che comunque è giusto che noi portiamo avanti con le prossime, con le attuali generazioni e con le future, perché questo principio, questo concetto oggi si sente poco. Il senso del dovere è uno dei principi che va inculcato alle giovani generazioni, ma proprio perché è proprio il condividere un qualcosa e il difendere e tutelare quel qualcosa. Quindi non è fare semplicemente una cosa perché mi devo mettere in mostra, è perché io devo difendere quella cosa che deve essere a servizio di tutti, non solo di pochi. La patria, il senso di appartenenza, ma non come un qualcosa di estremismo, essere italiano, semplicemente italiano. Il fatto, per esempio, di portare una divisa, che molto spesso i giovani un po' denigrano, ma anche gli adulti, non solo i giovani. Molto spesso, io ricordo quando ero ragazzina, quando si vedeva un uomo in divisa, si diceva «sei un servo», e ricordo che c'erano delle offese molto pesanti, che ancora oggi qualcosa ancora si sente. No. Chi porta una divisa la porta veramente con onore, e noi figli siamo onorati di questo, ovviamente, perché un papà che dona se stesso per proteggere la vita altrui, secondo me è il massimo che un essere umano può fare per l'umanità. E un'altra cosa, e chiudo, l'essere
appartenere a una forza armata è un almeno io l'ho sempre vissuto con un sentimento molto forte, ma non perché l'arma in quanto armi, ma in quanto protezione. E questo è quello che noi dobbiamo inculcare ai ragazzi. E queste stragi, che ovviamente dobbiamo fare memoria, ci devono anche ricordare che dietro a una personalità politica, dietro a un personaggio famoso, ci sono delle persone anonime che mettono da parte i propri affetti, le proprie esigenze per gli altri. Grazie. C'è il consigliere Toti, mi sembra di aver visto. Sì, la consigliera che mi ha preceduto mi ha ricordato alcuni momenti del passato, quando, come lei diceva, i poliziotti erano servi dello Stato e la polizia doveva essere disarmata. E a questi discorsi che passavano negli anni 70 da parte di una parte politica. Il discorso stamattina, appunto, la mozione che noi abbiamo approvato dell'estremismo antidemocratico ci riporta anche a pensare a quegli anni. Io l'ho riportato nel mio intervento, la sofferenza, la grande sofferenza democratica di quegli anni. L'estremismo antidemocratico, ma estremismo antidemocratico omicida di quegli anni, ecco, la differenza rispetto ad altri momenti. Ha ricordato il signor Ricci i 438 morti, 15.000 attentati, 4.000 feriti, la gente aveva paura. Io ricordo, ero da Democrazia Cristiana, ero consigliere, i primi anni di consigliere, e veramente c'era paura quando si ritornava a casa. Consiglieri municipali che erano stati legati alle porte, pieni di vernice, attentati continui contro esponenti di forze politiche, la maggior parte quelli legati alla Democrazia Cristiana, ma anche ad altri politici, ad altri partiti. L'estremismo omicida delle Brigate Rosse, perché bisogna dire nome e cognome, e dei nuclei armati rivoluzionari, che hanno portato a tutti questi morti, 438, veramente è una cifra non paragonabile, come ha detto il signor Ricci, alle guerre mondiali, ma comunque è stata una guerra. È stata una guerra civile che si è combattuta da parte di estremisti, come ho detto, antidemocratici e omicidi. Deve rimanere forte la memoria storica di quei tempi. Io penso che c'è stata una rimozione rispetto a questo, perché non se ne parla nelle scuole di quegli anni veramente vergognosi che ha vissuto l'Italia. Dovremmo noi farci carico di questo, ecco, riaccendere i fari su quei momenti disastrosi che ha vissuto. Sono passati 40 anni, ma la memoria storica deve rimanere, perché questo non accada mai più. Questo è il grido che noi dobbiamo esprimere, deve partire da questo consiglio. Non deve accadere più questi momenti di estremismo antidemocratico e omicida. Perciò dobbiamo tutti quanti lavorare perché questo non accada, e dobbiamo lavorare all'interno, in primis all'interno delle scuole. Perciò voglio dire, oggi dobbiamo onorare Domenico Ricci, tutti gli uomini della scorta e il presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro, per quello che hanno dato al paese con le loro morti, e non solo. Perciò come Forza Italia siamo d'accordissimo
l'intitolazione di questa via, perché è una via significativa per noi, perché io ricordo nel 2013 incontrai il figlio di Domenico Ricci, io chiaramente stavo conoscendo i cittadini venendo dall'ex nono del decimo municipio, stavo cominciando a interessarmi di problemi di questa parte del territorio ex decimo, e mi aveva detto e mi aveva riportato quelli che erano, quella che era l'insicurezza forte che viveva quel tratto del nostro municipio, in sofferenza, un'insicurezza forte, che forse non era stata combattuta in modo adeguato da coloro che governavano l'ex decimo municipio. Perciò che sia intitolata una strada a un eroe della sicurezza, un eroe della sicurezza dello Stato, a una strada che ha vissuto anche questa anni bui in termini di sicurezza, è per noi un fatto importante, significativo rispetto alla vita del nostro municipio. Perciò noi plaudiamo a questa mozione, io l'ho firmata questa mattina e sono perciò d'accordissimo rispetto all'onorare queste figure importanti ed eroi dello Stato. Credo non ci siano più nessun, ci sono ancora interventi, se no passiamo alle dichiarazioni di voto. Allora, dichiarazioni di voto, anche qui sono state parzialmente espresse, sì, consigliere Lazzazzera. Grazie Presidente. Volevo ringraziare la famiglia di Domenico Ricci, la donna e la moglie di Domenico Ricci, i figli Giovanni e Paolo, e questi nomi mi fanno riflettere. Voglio soffermarmi su alcune parole che Giovanni ha detto, e cioè gli eroi dimenticati, quindi non li dimentichiamo. E poi volevo ringraziarvi perché il lavoro che voi fate e che quindi aiuterà anche noi a poter lavorare e fare quello che vostro malgrado avete sentito nell'atto precedente. Ci scusiamo per il tempo abbastanza lungo per cui siete stati qui e quindi comunque avete assistito a cos'è un consiglio municipale, e il nostro voto è favorevole, quindi grazie ancora. Altre dichiarazioni? No, andiamo direttamente alla votazione allora. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Mi sembra di capire che è all'unanimità, con 19 voti favorevoli. Siamo all'ultimo punto ed è l'ultima mozione di oggi. L'avevo già enunciata prima e ripeto, è quella che riguarda la rimessa ATAC di Piazza Ragusa. Chi illustra? Ah, era Tosatti. Grazie Presidente. Grazie consiglieri. Purtroppo arriviamo dopo una lunga seduta, quindi siamo tutti un pochino stanchi. Comunque questa mozione è stata il frutto di un ottimo lavoro in commissione, una sola commissione, quindi da parte di tutti i consiglieri, che ringrazio, anche delle forze politiche di minoranza, di tutti i consiglieri del Movimento 5 Stelle e dei rappresentanti dei cittadini che sono intervenuti in commissione.
abbiamo utilizzato i consistenti appunti sia miei che di questi comitati di quartiere, che da anni, almeno 7 anni, sono impegnati nella salvaguardia di questa, della rimessa di Piazza Ragusa, la rimessa ATAC di Piazza Ragusa. Appunti storici, tecnici, normativi, architettonici, molto dettagliati, e nel giro di poche ore ci hanno permesso di concretizzare in questa mozione che vi sto per illustrare, e per ricordare, rappresentare tempestivamente il valore di tale edificio ed avviare tutte le procedure di tutela possibili e consentite. La mozione ha per oggetto appunto la rimessa ATAC di Piazza Ragusa, chiamata anche ex deposito STA. In Piazza Ragusa, settimo municipio, a poche decine di metri dalla stazione Tuscolana, si trova questo edificio imponente, ormai in stato di abbandono, un tempo adibito a rimessa dei veicoli dell'ATAC. Questo edificio viene popolarmente definito come deposito ATAC di Piazza Ragusa, ex STA, e per l'epoca di costruzione e le delicate architetture è ritenuto un manufatto di archeologia industriale di pregio. Nel frattempo vi posso anche dire che ho scoperto che era la prima volta proprio nella storia che si usava la volta a botte in calcestruzzo negli anni 30. La localizzazione di tale edificio nel quartiere trae origine dal piano regolatore addirittura del 1909, che prevedeva l'urbanizzazione delle aree fuori Porta San Giovanni, era quasi campagna, con la costruzione del collettore fognario e il disegno dell'attuale piazza Re di Roma lungo la Via Appia, non lontano dai depositi, fra l'altro appunto del trasporto pubblico di Porta Maggiore e Santa Croce. Qui, con il progetto presentato dalla cooperativa ed approvato dalla Commissione Edilizia Municipale il 20 giugno del 1911 e per iniziativa dei lavoratori dei trasporti, sorge il quartiere dei tranvieri. Tranvieri con la N, perché italiano, tramway, tranvieri, inglesizzato. E occuperà questo quartiere praticamente tutto l'isolato che è da via Monza a via La Spezia, via Orvieto, via Voghera, Foligno, via Terni, fino a Piazza Re di Roma. Un complesso di 13 fabbricati, quindi di costruzioni popolari per gli impiegati, gli autisti che dovevano far parte della nascente trasporto pubblico locale, 735 abitazioni per un totale di 2170 ambienti, per la numerosa classe dei tranvieri ormai impazienti d'attendere, scusate, sto citando uno scritto del Gian Marioli dell'epoca, di attendere a cagione della grave e conosciuta difficoltà a trovare alloggio, quindi si trattava di dare anche ospitalità a persone senza alloggio, per cui nasce questa cooperativa che si impegna a edificare tutto il quartiere, inaugurato fra l'altro nel 1914 dall'allora sindaco Nathan, e in questa ottica nasce anche il deposito negli anni 30, a connotare ancora più fortemente tutto il grande quartiere in un'ottica di servizi autoferrotranviari. Venne edificato negli anni tra il 27 e il 35 questo deposito. Nel 27 l'impresa costruttrice, la Stecler, realizzò la prima parte della struttura per conto della STA, società privata di trasporti automobilistici di proprietà, pensate, della Fiat. Questa rappresenta il prospetto principale ed è composto da un grande timpano che incornicia la sigla dell'azienda a cui era destinato. Ometto alcuni particolari. Negli anni 30 fu completato il prospetto che dà su Piazza Ragusa, con caratteristiche architettoniche differenti, in quanto si tratta di 4 piani destinati ad abitazioni ed uffici. A ciascuna delle 2 estremità ci sono delle alte torri in cemento armato che raggiungono i 27 metri d'altezza e 2 grandi elementi finestrali circolari e sospesi che fungono da raccordo estetico con i prospetti laterali. Dopo la Seconda Guerra Mondiale il Comune di Roma acquistò dal gruppo Fiat
proprietà della STA, l'intero pacchetto azionario, scusate, le quote di maggioranza della società e con esse la proprietà comunque anche della rimessa in Piazza Ragusa, che ormai da decenni veniva chiamato dai cittadini romani il quartiere dei tranvieri. La STA è stata controllata al 100% dal Comune di Roma fino al 2005, anno in cui fu inglobata da ATAC, per cui diciamo che originariamente è un passaggio dal patrimonio del Comune di Roma, questo è molto importante. I passaggi amministrativi che vedono a rischio questa risorsa immobiliare sono il primo a giugno del 2011, in cui la delibera 39 del 2011 appunto prevedeva la riconversione funzionale degli immobili non strumentali al trasporto pubblico locale previsti dal piano pluriennale 2009-2020 di ATAC. E le norme tecniche di attuazione però del vigente piano regolatore, articolo 84,4, subordinano la dismissione e riconversione funzionale degli immobili per usi diversi dal servizio per il trasporto pubblico locale all'approvazione da parte del Comune di un programma generale che individua per ogni area le nuove specifiche destinazioni d'uso e la SUL massima consentita, ferma restando la volumetria esistente, sulla base di una valutazione di sostenibilità urbanistica estesa agli ambiti di riferimento, fatti salvi comunque i limiti e le condizioni derivanti dall'applicazione della disciplina di cui agli articoli, all'articolo 94, commi 9 e 10. La stessa delibera, ai sensi dello statuto, va bene, praticamente autorizzava, previa subordinatamente alla trasformazione urbanistico-edilizia, autorizzava l'alienazione di alcuni compendi immobiliari situati nel nostro municipio. Questi compendi sono il complesso appunto immobiliare dell'ex rimessa e due uffici posti in via Tuscolana 178 e 171-173, uffici che dico ufficialmente dovrebbero attualmente essere occupati non so a che titolo dalla società di Metro C. Sempre in questa delibera l'assemblea capitolina deliberava di stabilire che il programma di interventi per ciascun immobile fosse sottoposto all'approvazione dell'assemblea capitolina. Questo va sottolineato, l'abbiamo notato tutti in commissione, come comunque tutta la normativa prevede un'approvazione da parte dell'assemblea capitolina attraverso opportuna deliberazione per la sottoscrizione di un accordo di programma e per la conseguente variazione degli strumenti urbanistici, e anche qui abbiamo un importante riferimento normativo, previo espletamento della procedura di informazione e consultazione della cittadinanza dei municipi e dei municipi disciplinata dalle norme vigenti. Abbiamo anche dei verbali di commissione capitoline, all'epoca nel 2014 era la commissione capitolina terza che si occupava di mobilità e che esaminava, faceva delle valutazioni in merito alla rimessa appunto in oggetto, e diversi consiglieri capitolini, io mi ricordo anche la passata presidente della commissione capitolina e tutti i cittadini convenuti, dichiaravano di non essere assolutamente tempo scaduto all'alienazione. Le posso chiedere di... Senz'altro concludo passando a quello agli impegni. Il Consiglio del Municipio Settimo impegna la Presidente a richiedere alla Sindaca e alla Giunta Capitolina di avviare la procedura di informazione e consultazione della cittadinanza, eccetera, di rendersi a tal fine disponibile a farsi promotore e punto di raccordo per consentire alla cittadinanza la presentazione di progetti di riqualificazione dell'ex rimessa sino ad ora elaborati o in corso di progettazione al fine di rappresentare non solo l'interesse di cui è oggetto l'immobile, ma anche e soprattutto le eventuali possibilità di riqualificazione ed utilizzo del bene così importante per il territorio tutto che ne gioverebbe. Infine, di tutelare e preservare quanto più possibile la proprietà e la finalità pubblica dell'immobile e dell'interesse della cittadinanza. Grazie.
ci sono interventi? Consigliere Ciancio. Solo per dire poche cose velocemente, visto che questa seduta si è dilungata moltissimo, io penso che l'aspetto del concordato sia un punto inevitabile da sciogliere prima di avviare tutto quello che comunque si può avviare, però in un panorama non certo. L'altro giorno abbiamo visto in commissione un progetto presentato da una laureanda lodevole, ma ce ne potranno essere tantissimi, non ha peraltro quelli che già conosciamo, però non capisco due cose. Dell'altra sera l'approvazione di quello che è l'intenzione della sindaca Raggi rispetto alla situazione ATAC, rimarrà veramente di proprietà comunale oppure no? Perché scrivere al terzo punto di tutelare e preservare quanto più possibile, ma quanto è più possibile? Cioè, o siamo categorici, perché lo siamo stati in commissione dicendo deve rimanere pubblica, oppure quanto più possibile vuol dire che ci possiamo arrendere alla non possibilità di farlo? La proprietà, quindi partirei proprio dal punto della proprietà. Naturalmente i miei dubbi sono questi rispetto a un percorso che sicuramente si dovrà fare per valutare un progetto di interesse pubblico per tutta la collettività, per tutti i comitati che sono intorno a Piazza Ragusa, ma secondo me questo aspetto di questa mozione non mi chiarisce come consigliere questa intenzione corretta che il consigliere vicepresidente della Commissione Lavori Pubblici saggiamente vorrebbe portare a casa un interesse pubblico, ma non, nell'impegna poi non è tassativa, è un po' dubitativa, ecco, grazie. Questi erano i miei dubbi rispetto al lavoro fatto in commissione. Ci sono altri interventi? Allora, avete alzato la mano insieme, consigliere Toti. Consigliera Biondo. Abbiamo avuto in commissione un incontro anche rispetto a questa mozione un incontro con sia col comitato di quartiere che con Cinecittà Bene Comune, e è uscito fuori anche un progetto della Sapienza per il recupero e riconversione dell'ex deposito sta. È chiaro che l'interesse dei cittadini, che poi voglio dire nell'impegna, in questo c'è anche la mia firma, perché c'è un discorso senz'altro di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini e dei comitati di quartiere, vogliono servizi per il quartiere. Questo è stato anche ribadito dal comitato di quartiere Tuscolano Villafiorelli, che ha posto anche l'accento sull'attenzione al traffico, chiaramente, che magari una rivisitazione come quella che ha presentato il progetto dell'Università La Sapienza avvierebbe. E perciò un'attenzione al traffico è importante anche dato il quadrante del nostro municipio, che rispetto a questo si trova in notevole difficoltà. Ma quando noi nell'impegno abbiamo messo, ecco, la informazione e consultazione della cittadinanza, voi sapete che io rispetto alla partecipazione è stato sempre il mio cavallo di battaglia, e mi sembra che qui ci sia un'informazione e consultazione nell'impegno, e questo è una cosa che per noi è fondamentale. E poi di farsi promotori, consentire la presentazione dei progetti, perché c'è il progetto La Sapienza, però poi il comitato di quartiere Tuscolano Villafiorelli ha fatto presente che anche loro stavano elaborando
un progetto rispetto a questo, e c'erano anche altre associazioni che avevano lavorato, perché è un tema che io ricordo, voglio dire, già era l'attenzione del municipio 10-15 anni fa, che stiamo parlando dell'ex 9, perciò ecco una cosa su cui si dibatteva, essendo il deposito sta chiuso da tantissimo tempo, perché si dibatteva da anni. Ma il discorso della proprietà privata o della proprietà pubblica, qui qualcuno ha detto quanto più possibile è stato messo, ma anche lo stesso comitato, ecco voglio dire questo, che sta sulle mie stesse posizioni, Tuscolano e Villa Fiorelli, non è stato intransigente su questo punto. L'intransigenza c'è stata, ed è comune con la mia forza politica, rispetto a chi compra, che prende un bene con un vincolo specifico, cioè quello sul quale noi dobbiamo lottare è il discorso del vincolo. Lì è una proprietà che non può essere con un'indicazione, dico, non può essere trasformata in qualche cosa di non desiderato dai cittadini, perché come ho detto i cittadini desiderano assolutamente che sia vincolato a servizi per il quartiere. Ecco, questo per me è fondamentale. Poi se l'ATAC riesce a mantenerlo come sua proprietà, tanto di guadagnato. Però se noi non riuscissimo a fare, non ci deve essere una trasformazione urbanistica operata dal Consiglio Comunale che dà libertà poi di farci qualsiasi cosa. Ecco, perciò essere intransigenti su questo deve comunque, anche se andasse in mano private, avere una destinazione, un vincolo socio-sanitario o comunque di servizi. Perciò su questa mozione, dove anche noi abbiamo dato un contributo e come Forza Italia l'ho firmata, dico, c'è una comunanza di idee ed è importante, ecco, ribadire quest'ultimo punto del vincolo, che a me ha fatto piacere e anche condiviso dal comitato di quartiere di Villa Fiorelli Tuscolano. Sì, consigliera Biondo. Grazie Presidente, io innanzitutto vorrei ringraziare il consigliere Tosatti per l'esposizione, ma anche perché su questo si è confrontato con il Partito Democratico, non solo nell'ambito delle commissioni preposte, ma perché ha avuto la sensibilità di capire che era un tema importante per quel quadrante e che quindi non doveva avere un colore politico piuttosto che un altro. E lo dimostra il fatto che in questa mozione il consigliere Tosatti abbia deciso appunto di impegnare la presidente di questo municipio e non l'assessore competente, mettendoci anche nelle condizioni di poter discutere con voi più serenamente. E però vorrei specificare alcune cose, perché forse per mancanza di tempo nella spiegazione, nell'illustrazione dell'atto e della storia di questo immobile importante per il quartiere, diciamo, che va appunto da San Giovanni alla stazione Tuscolana, abbiamo dimenticato di ricordarci il perché oggi, dopo tanti anni di battaglie con diverse amministrazioni e tanti anni di battaglie vinte dai cittadini di quel quartiere, ci ritroviamo a ridiscutere questo argomento nel Consiglio del Settimo Municipio e più in generale a Roma. E questo succede perché, appunto, lo dico io perché evidentemente mancava il tempo per ricordarlo, ma questo succede perché a seguito di tutte le cose che sono successe nel 2011 e a seguito del fatto che è stata scongiurata l'alienazione di quel patrimonio, adesso a dicembre 2017 il Comune di Roma ci obbliga a tornare a parlare di questo argomento, perché è del
15 dicembre 2017, una memoria di giunta a firma dell'assessore all'urbanistica e ai trasporti Montuori e Meleo, che in qualche modo danno mandato al Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, leggo la mozione, quindi diciamo non sto inventando nulla, sentiti i dipartimenti competenti, di predisporre una proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea Capitolina, con la quale, nel rispetto di tutte le funzioni, tra cui le disposizioni previste dalla disciplina fallimentare relativa alla tutela dei creditori, consenta, previa esclusione di ogni successiva ipotesi di valorizzazione e di trasformazione urbanistica, la rimozione del vincolo ai fini della alienazione dei complessi immobiliari di proprietà di ATAC S.p.A. Allora, torniamo a noi e cerchiamo di essere seri nella discussione. Questo è il punto e questo è ciò che ha destato allarme in questa città, in questo quartiere, e sono contenta che la mozione venga dal gruppo del Movimento 5 Stelle, che su questo ha dimostrato capacità critica anche nei confronti della propria giunta, che con una semplice memoria di giunta rischiava di dare semplicemente mandato agli uffici su una decisione che è assolutamente politica e che riguarda la valorizzazione e la qualità del territorio in cui viviamo. E quindi su questo vi faccio veramente i miei complimenti, perché torniamo a parlare di questo argomento in quest'aula. Però c'è un punto, ovvero innanzitutto capire il perché gli assessori del Comune di Roma, e non ci dobbiamo prendere in giro, c'è in questi ultimi mesi una discussione con ATAC sul concordato, in cui il Comune di Roma dovrà capire che modello vuole portare avanti per la gestione del trasporto pubblico locale. E rispetto a questo io penso che, proprio perché condivido le intenzioni di questa mozione, penso però che la cosa in assoluto che noi oggi ci dobbiamo preoccupare di scongiurare non è che i cittadini non vengano coinvolti in un processo di partecipazione delle idee, ma che innanzitutto garantiamo che quell'immobile non venga alienato, non venga svenduto, magari a privati appunto, e soprattutto che se ne garantisca non solo la proprietà ma la finalità pubblica, perché se noi non diciamo questo come prima cosa e lo diciamo innanzitutto alla nostra giunta capitolina, io lo dico veramente, cioè è tardi, siamo rimasti soli, però su questo non cerchiamo di fare un passo avanti, perché se no stiamo chiedendo alla nostra Presidente di coinvolgere la cittadinanza per presentare progetti, per presentare a questo municipio tantissime belle idee che io in questi mesi e in questi anni ho avuto modo di vedere, ma non gli stiamo garantendo come amministrazione municipale un sostegno per fare la battaglia delle battaglie, che è quella che quell'immobile resti pubblico e che al suo interno non si discuta di qualsiasi cosa ci facciamo, ma si descriva innanzitutto un perimetro, che è quello dei servizi pubblici. Questa cosa noi la dobbiamo dire con più forza di quanto la diciamo in questa mozione, e ve lo dico perché appunto non solo io credo che innanzitutto dobbiamo impegnare la Presidente a richiedere alla Sindaca e alla Giunta Capitolina di esplicitare che cosa intendono quando danno mandato al Dipartimento di capire se è possibile eliminare quel patrimonio pubblico dall'inalienabilità, perché lo dobbiamo sapere, perché su questo io penso che possiamo fare fronte comune come consiglieri e come amministratori del settimo municipio, ma dobbiamo capire di che stiamo parlando, e quindi questa è la prima cosa su cui dobbiamo impegnare la Presidente Lozzi, a capire che su un tema del genere non si può aspettare che il Dipartimento faccia una scelta non politica ma amministrativa, e quindi impegniamo la Presidente Lozzi innanzitutto ad andare a bussare con prepotenza alle porte dell'assessore Montuori e dell'assessore Meleo per capire che cosa hanno in mente per il nostro territorio. E la seconda cosa su cui la dobbiamo impegnare, che abbiamo messo al terzo punto dell'impegno e che invece va al primo perché è la base su cui poi possiamo discutere tutto il resto, è di tutelare e preservare
no quanto più possibile, di tutelare e preservare la proprietà e la finalità pubblica dell'immobile nell'interesse della cittadinanza. Che noi facciamo tutta questa cronistoria, che abbiamo fatto questo sforzo, e ripeto, non lo dico con polemica, lo dico veramente con soddisfazione rispetto al fatto che oggi discutiamo questa cosa non sulla base di un'interrogazione o di una mozione delle opposizioni, ma sulla base di una mozione della maggioranza stessa. Ma che poi, rispetto a tutto questo peso che mettiamo nelle promesse, il nostro impegno sia quello di avviare una consultazione con la cittadinanza e di renderci disponibili per accogliere eventuali progetti di riqualificazione di quell'area, mi sembra quantomeno poco coraggioso, vorrei dire, se non scontato, perché è chiaro che noi in questo luogo dobbiamo fare partecipare la cittadinanza, dobbiamo tenere le porte di questo municipio, delle nostre commissioni, dei nostri assessorati a tutti coloro che hanno o pensano di avere una buona proposta per questo territorio, e poi mettiamo solo per ultimo una riga di tutelare e preservare quanto più possibile la proprietà e la finalità pubblica dell'immobile nell'interesse della cittadinanza. Allora, io non sono un'esperta nello scrivere mozioni e atti da portare in quest'aula, ma penso che l'ordine delle priorità sia esattamente quello che deve fare la politica. E la politica in quest'aula oggi non deve chiedere alla Presidente di ascoltare i cittadini, perché quello già lo fa tutti i giorni, bene o male, ma lo fa tutti i giorni, è capace. Quello che noi dobbiamo chiedere e dobbiamo dare un indirizzo su quello che vogliamo che diventi quel quadrante, e quello che vogliamo che diventi quel quadrante parte necessariamente dalla valorizzazione pubblica di quell'immobile e dalla capacità di questa amministrazione comunale di garantire che all'interno di quello spazio, ma di garantire con gli atti, non con le promesse nelle assemblee pubbliche, di garantire che all'interno di quell'immobile ci siano dei servizi per la cittadinanza e non per l'ennesimo centro commerciale o serie di appartamenti come qualcuno negli anni scorsi voleva fare e qualcun altro è riuscito ad impedire. Ecco, allora io vi ripeto, siamo contenti di discutere questa cosa oggi, ne condividiamo assolutamente la filosofia, ma soprattutto la preoccupazione reale che stanno vivendo e che stiamo vivendo in questo territorio dal 15 dicembre, quando gli assessori di questa giunta hanno pensato di relegare questa questione ad una semplice questione dipartimentale. E però innanzitutto vi chiediamo un po' più di coraggio in quest'atto e quindi anche di cambiare l'ordine, che questa mi sembra una banalità, però di cambiare l'ordine degli impegni e di chiedere con più forza alla Presidente Lozzi, con tutta la capacità che ha, ma con la forza che gli dà questo Consiglio da parte di tutte le forze politiche, di capire innanzitutto qual è l'orientamento politico e l'orizzonte che ci sta indicando la Giunta del Comune di Roma. Grazie. Interventi? Giannone. Grazie Presidente. Ho perso... No, no. Quanto salti? Posso? Allora, sì, diciamo che ho sentito un intervento, diciamo, anche condivisibile, per carità, però se siamo arrivati a questo punto e a dover fare anche quest'atto, che è una mozione, un atto di indirizzo, è perché non dobbiamo dimenticarci la situazione che c'è in ATAC oggi, che è una situazione che bisogna gestire, è una situazione che ha portato ATAC, no? sull'orlo del fallimento, e che come amministrazione abbiamo invece cercato di scongiurare con le tecniche del diritto fallimentare, insomma, gli strumenti messi a disposizione, che evidentemente prevedono anche un concordato, una forma di mediazione tra chi deve avere dei soldi, e ricordiamoci che i debiti vengono da lontano, però ci assumiamo, diciamo, l'onere di gestire la situazione. Ora, quello che possiamo fare noi è sempre qualcosa che deve stare all'interno di un alveo che è della legge, della normativa,
Quindi noi non possiamo dire no, questo bene deve essere tolto, non siamo in grado, nelle possibilità. Allora cosa possiamo fare? Lo abbiamo detto anche in commissione, quello che possiamo fare è cercare di tutelare quanto più possibile il bene, fare in modo che comunque la proprietà, se possibile, rimanga al Comune di Roma come asset qualificante, e eventualmente ciò non fosse possibile perché siamo in un contesto di concordato, ricordiamoci, sono due parti che devono concordare, qualcuno deve avere dei soldi e qualcun altro li deve dare, e bisogna anche mettere a disposizione gli strumenti. Io penso che questa sia la logica, ma comunque non voglio entrare, adesso io entro nel merito delle cose, dei fatti, per cui abbiamo espresso questa volontà, che è una volontà di un municipio, che è una volontà che abbiamo espresso già da lontano, di mantenere quanto più possibile il bene pubblico. Lo abbiamo espresso già nella vecchia consigliatura con i vecchi consiglieri, lo facciamo di nuovo oggi. E quindi questo è il terzo punto, che sia terzo o primo è rilevante perché non c'è un ordine di priorità. Chiaramente la priorità lo dà il testo stesso, è una cosa forte, un messaggio forte, tutelare e preservare quanto più possibile la proprietà e la finalità pubblica. Quindi io sinceramente non... D'altronde poi quest'atto, come il precedente, è passato in commissione al vaglio dei commissari. Tra parentesi, abbiamo anche accolto alcune richieste, ricordava anche il consigliere precedente che mi ha preceduto, di cittadini del comitato di quartiere che ci hanno illustrato che ci sono anche altri progetti, quindi il progetto che stavamo vedendo in realtà non era l'unico, e quindi sarebbe stato utile, anzi mi sono fatto proprio portavoce di questa esigenza e nel farlo inserire come punto. Allora, come al solito, siamo sempre lì, le commissioni le facciamo per lavorare, però poi dopo, non lo so, forse sono troppo lunghe evidentemente, dobbiamo accorciarle, così facciamo tutto velocemente, eccetera. Però è in commissione che si lavora, vi prego, venite in commissione a lavorare insieme a noi, così perfezioniamo ancora di più gli atti, la preparazione degli atti. Ora, è chiaro che questo atto è un atto di indirizzo, per cui io ritengo invece che sia molto importante farlo per dare voce a chiedo scusa, a dei cittadini, per rimarcare questa volontà e per dare forza anche alla Giunta e a chi si siederà in quel tavolo del concordato, per poter prendere le decisioni quando eventualmente gli si possa porre davanti di decidere se dare un bene in cambio o un altro, e in questo caso la presenza di un atto di indirizzo potrebbe essere rilevante e decisivo. Grazie. Altri interventi? No, allora se non ci sono altri interventi, dichiarazioni di voto. Ah, l'intervento finale, certo. Allora, ringrazio il consigliere Giannone che è stato estremamente chiaro anche nel rispondere alle obiezioni della dottoressa Biondo, di cui cioè condivido senz'altro le idee rispetto a questo immobile. Per quanto riguarda invece il discorso della memoria di giunta a cui si riferisce, quindi non è questa l'origine del problema. L'origine del problema, senz'altro, come recita proprio questa memoria di giunta, è nella deliberazione 39 del 2011, fu fatta sotto il sindaco Alemanno, per la vendita, direi anche quasi svendita, del patrimonio immobiliare, col temuto poi la temuta possibile deriva speculativa su questi immobili. Infatti dopo questa delibera del 2011 ci fu un grande muoversi dei cittadini, delle forze insomma di opposizione alla giunta Alemanno, per fermare queste cose. Dopo ci fu il sindaco Marino, e durante la consigliatura
Marino si poteva abrogare questa delibera, così come si prometteva da parte delle forze che si opponevano ad Alemanno: abrogheremo la delibera 39, per cui non si vende il patrimonio immobiliare di ATAC. Invece è stata fatta soltanto una delibera per espungere un solo bene immobile, e nonostante che la Presidente Cesaretti dell'allora Commissione Mobilità, d'accordo anche con quasi tutte le forze politiche, si consultava con i cittadini, era d'accordo con i cittadini e veniva a fare le riunioni nella nostra zona, nel nostro quartiere, le riunioni da Scuppa, Vianola, le riunioni di commissione convocate in esterna per parlare anche di questo, non ha mai voluto esprimersi con una delibera, quindi una delibera in cui, scusate, avevate la maggioranza, io non voglio recriminare, in cui si poteva assolutamente abrogare la delibera in cui si vendeva. Adesso noi abbiamo dei mezzi, abbiamo questa mozione, possiamo fare una mozione, non è possiamo dire esattamente cosa deve fare, abbiamo una situazione di concordato fallimentare, dobbiamo vedere quali sono le prospettive legali e in che ambito possiamo ancora muoverci. Certamente noi non vogliamo nessun superamento del vincolo urbanistico, per cui anche agli stessi firmatari della memoria di giunta, che secondo me hanno fatto un atto d'obbligo e d'altronde non è un atto definitivo, dovrà passare attraverso la visione dei dipartimenti, PAU, dovrà passare attraverso il dipartimento sottoposto, i dipartimenti sottoposti all'assessore della città al movimento, dovrà passare, questo vogliamo chiarire, attraverso delle delibere di assemblea capitolina. Quindi dobbiamo contrastare qualsiasi deriva speculativa, dobbiamo cercare, insomma, noi questo chiediamo, rafforzare nei limiti delle nostre competenze, questo abbiamo fatto attraverso queste mozioni, delle nostre competenze, dei nostri poteri, dei vincoli di destinazione dell'ex rimessa, affinché essa sia al di là della prospettiva di alienazione, che comunque può essere obbligatoria nel caso di concordato, di privilegiare la prospettiva di alienazione, se fosse obbligatoria, a favore di enti pubblici, in essi compresi ovviamente il Comune di Roma anche, che potrebbe essere, perché no, potrebbe anche considerare il Comune di Roma l'ipotesi di acquisto e acquisizione a patrimonio comunale a fronte dei crediti vantati. Faccio delle ipotesi, dei crediti vantati dal Comune stesso nei confronti di ATAC, ma sono ipotesi. Noi possiamo soltanto chiedere quello che abbiamo chiesto, in un ordine che non è un ordine temporale, non è prima uno, poi un altro e poi un altro, non è come per cui noi chiediamo di rappresentare queste esigenze alla sindaca e alla giunta. Mi dispiace che ci siano state delle critiche negli impegni, anche perché l'abbiamo fatta insieme in commissione, per cui potevate dircelo anche in quel momento, che si intendeva invertire l'ordine, dinamiche, ne avremmo discusso, avremmo potuto cambiare gli impegni in un modo più appropriato, anche secondo voi, ma purtroppo nel momento finale non c'era più nessuno del PD, per cui mi sembra più che sufficiente e perfetta questa mozione. Grazie. Dichiarazioni di voto? No, allora andiamo direttamente alla votazione. Ah, consigliera Vitrotto. Grazie Presidente, mi scusi in extremis però. Forse però, al di là del fatto, e questo ci dispiace molto se
la commissione è stata lunga, quindi magari il Partito Democratico non era presente lì al momento della votazione, però forse non è solo un fatto di mettere le priorità nell'impegno, forse è proprio l'impostazione dell'atto che lascia dei dubbi importanti. E prima la consigliera Biondo ha provato a metterli, diciamo, a farli uscire fuori, a cercare anche delle risposte durante questa discussione, che però non sono arrivati. Quindi è vero, tutti abbiamo ricostruito, tutti sappiamo che dobbiamo diciamo, in questo momento prendere tutte le questioni che si avanzano con le pinze, perché appunto siamo in una situazione di concordato. Però diciamo, non possiamo escludere il fatto che potrebbe essere proprio necessario invece esplicitare la necessità di lasciare che quel pezzo rimanga pubblico e quindi prevalga una valorizzazione di quel tipo. E quando purtroppo si fa riferimento alla delibera 39 di chi non l'ha depennata, prendo atto che però oggi c'è stata da parte di questa amministrazione una memoria di giunta che non esplicita niente di tutto quello, appunto non depenna la delibera 39, ma appunto procede in una direzione che non è chiara. Questo vale per l'ex deposito ATAC come vale per il patrimonio di Lusi e Siesta, Cioè esattamente la situazione è molto simile e anche molto delicata. È per questo che sarebbe giusto, visto che avete tirato fuori questo argomento, dirla tutta e dirla fino in fondo. Se non c'è comunque ancora, non ci sono le condizioni per esplicitarla questa volontà, perché appunto siamo in una situazione di concordato, o c'era la necessità di attendere e di capire, oppure c'era la necessità di concordare meglio le posizioni, perché è ovvio che qui oggi manca la discussione, un punto fondamentale, cioè se si vuole mantenere ed evitare che questa roba venga appunto ceduta così come è previsto o comunque così come si dice, o quantomeno invece se questa amministrazione intende mantenere o magari rivalutarla facendola diventare per esempio un nuovo deposito ATAC, oppure come arrivano, perché ne stanno già arrivando, sono già, diciamo, la fase di partecipazione è già avanzata, come ricorda qualcuno, di idee e progetti già ne sono stati depositati, senza citarne uno arrivato all'attenzione di tutti i capigruppo, quindi immagino che tutti i capigruppo, di un'associazione mi pare di commercianti dell'Appio, che appunto pensa a una destinazione per quell'area, ma è ovvio che tutti i progetti non possono, diciamo, avere sostanza né gambe e non possono camminare se non c'è oggi chiarezza su un aspetto fondamentale. Per tutto questo, e quindi non avendo, diciamo, nell'atto esplicitato questo che per noi però diventa fondamentale, ripeto, per il deposito di Piazza Ragusa come per esempio per lo spazio di Lusi e Siesta, purtroppo ci troviamo nella difficoltà di giudicare questo atto completo e pertanto ci asterremo. Altre dichiarazioni? Consigliere Torri. Io l'ho sottoscritta, chiaramente voto a favore di questa mozione, recepisce, come ho detto anche nel mio intervento, quelli che sono elementi essenziali, il fatto che vengono coinvolti i cittadini rispetto a questo, il discorso della progettualità, che è una progettualità non unica, ma che coinvolge tante parti che hanno presentato o stanno per presentare dei progetti rispetto a questo, e poi anche il fatto che dà l'indicazione che chiaramente si tende, c'è un concordato in atto, questo non possiamo dimenticarlo e non possiamo parlare come se non ci fosse, e voglio dire c'è una volontà anche da parte nostra che è espressa nella mozione che rimanga pubblico, ma se mi sembra anche che i consiglieri della maggioranza hanno esplicitato questo, se non rimane pubblica ci deve essere comunque un discorso di vincolo proprio per l'interesse dei cittadini del territorio a servizi che mancano purtroppo in quella parte del nostro municipio, servizi culturali e servizi sociali. Questo mi sembra che è recepito dalla mozione, perciò senz'altro il voto non può essere che favorevole. Consigliere Tosatti. Allora,
per spiegare meglio anche l'indirizzo e il voto che daremo, rispondo alle consigliere che sono rimaste, cioè non è che mi potete dire prima è prematuro avviare le consultazioni e poi mi dite però non impegniamo, non diciamo per che cosa lo vogliamo utilizzare, se in parte per le funzionalità del trasporto pubblico, o per le associazioni, o per i ciclisti, o per la ricarica dell'elettrica. Ovviamente è prematuro, ovviamente. Questo è il senso di una mozione, che è l'unico strumento che abbiamo noi nel municipio di interloquire attraverso la Presidente e la Giunta, perché la Presidente rappresenta la Giunta comunque, con Roma Capitale, ma anche con l'ATAC. E siccome in questo momento, lo ribadisco, dinamico, estremamente dinamico dal punto di vista della proprietà per via del concordato eccetera, noi non sappiamo, e probabilmente è allo studio, è un qualcosa che in questo momento sta avvenendo attraverso il giudice, attraverso i dipartimenti, attraverso il nuovo piano industriale che deve presentare ATAC, attraverso il comune e i dipartimenti, non sappiamo. Quello che noi abbiamo chiesto molto chiaramente è che l'utilizzo rimanga pubblico. L'utilizzo rimanga pubblico nel momento in cui poi avremo questa garanzia, perché voi dite ma voi non chiedete, sì, noi chiediamo proprio questo, che l'utilizzo rimanga pubblico nel momento in cui avremo questa assicurazione, avremo raggiunto questo scopo, allora potremo attualizzare i progetti. Ovviamente il progetto dell'università è fantascientifico, fantastico, però probabilmente non sarà possibile, si dovrà attualizzare attraverso anche la consultazione. Tempo scaduto. Dei cittadini, e per questo momento ribadiamo il nostro voto favorevole a questa mozione. Bene, votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Mozione approvata con 14 voti favorevoli e 2 astenuti. Il Consiglio chiude qui, ore 14:20.